Non ce l'ha fatta la donna di 44 anni che insieme alla sua famiglia è finita in mare con l'auto a Lavagna, nel Levante Ligure, durante una retromarcia nella giornata di sabato 8 giugno. Dopo 11 giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Lavagna, la donna è deceduta senza mai riprendere conoscenza. Fin dall'inizio le sue condizioni erano apparse gravissime, recuperate in arresto cardiaco all'interno dell'abitacolo. Con la sua morte, il fascicolo di indagine aperto dalla procura per lesioni colpose si è trasformato in caso di omicidio stradale. Si ipotizza che l'incidente sia stato causato da una manovra errata del marito che era alla guida. L'uomo, insieme ai due figli maggiori di 13 e 16 anni, è riuscito a salvarsi liberandosi dall'auto. Resta invece gravissimo il figlio più piccolo della coppia, un bambino di 6 anni, che come la madre è rimasto bloccato nell'auto quando questa è caduta in mare. Il piccolo è stato estratto da un sommozzatore presente per caso sul luogo dell'incidente, trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove rimane ricoverato in condizioni critiche. Sia il bambino che la madre sono rimasti sott'acqua per diversi minuti.